Buongiorno amici, mi sono mancato un pochino, comunque oggi sono le prime luci dell'alba, sto partendo da casa mia qui dietro per andare alla scoperta delle piccole Dolomiti di Frascineto. Tra l'altro oggi ho un po' di attrezzatura nuova, ho i bastoncini in carbonio. Ho la sacca che non l'ho mai usata perché facevano schifo, ma ho deciso di provarla. Anche perché poi vi dirò dove potete trovarla. Sì. Andando ci fermiamo qua sopra, che c'è la fontanella, carico l'acqua e si va. Allora, acqua caricata, mi sono tolto la giacchetta perché inizia a fare caldo. Allora, tutta la mia attrezzatura, compreso queste magnifiche bacchette in fibre di carbonio da 200 grammi l'una, potrete trovarle, udite udite bene, sul mio store online. Sì, perché The Mad Hiker ora diventa anche shop online. Vi lascio il link in descrizione, poi man mano andrò a recensire ogni prodotto. Già queste pesano 200 grammi l'una, quindi 400 grammi la coppia. E le ho provate già 3 volte, 3 uscite. Mi sto trovando davvero bene, ma vi aggiornerò. Ed ora godiamoci le piccole Dolomiti di Frascineto. Il sole sta illuminando Castrovillari e Frascineto ancora non è uscito, perché da noi è coperta dalle Dolomiti. Saliamo di qua noi, questo è dal crivo. Questo ghiaione è da lassù spettacolare. Il crivo fa sempre il suo effetto. Questo è spettacolare. A partire da là sotto, tutte queste rocce, questo settore, qua, lì, qua sotto, tu le vedresti. Gentilmente, potresti darmi qualche informazione storico-culturale? Sì, del percorso. Devi sapere che allora innanzitutto noi siamo sul settore che si chiama Crivit, non Crivo, Crivo poi è stata rinominata in italiano. Crivit è una famiglia Arbresh, non albanese. È una famiglia Arbresh che praticamente qui sopra aveva tutto, era il proprietario del posto, quindi gli ha dato anche il nome, un po' come si usava all'epoca, no? Parapugna, Crivita. Quel sentiero che stiamo percorrendo è un sentiero che fatto visionare da determinati archeologi, mi hanno informato sul fatto che effettivamente è stato scavato a mano e non poco tempo fa, ma dovrebbe avere circa 15.000 anni. E questa evidenza la notiamo proprio qui sopra la testa, che è quella che dici Infatti tu, la stavo che fa riprendendo. Frascinetto, sì. Che è quella che a Frascinetto chiamano la testa di Skanderbeg. Vabbè, a terra vedi proprio i gradini, Sì, ormai infatti sono si vede. bucati, ma ci sono ancora. Questo, qui, Sì. qui. Questo, qui, vedi. E questo qui è uno dei sassi più Questo qui della testa di Skander. particolari, sì, perché Frascinetto si ricorda che si chiama la testa di Skanderbeg, quindi comunque come rituale si ricorda che è la testa di qualcosa. E di fatto da qui non si vede molto bene, poi ti porto un po' più in fondo, dove ti posizioni non vedi il volto soltanto da una parte.
ma anche all'opposto. Ci sono due volti, è un giano. Ah. Sì, sono due volti diversi. Salute. Grazie. Probabilmente sinonimo di due culture diverse. Sì, e questo proverebbe se, ma questa è una supposizione comunque, questo proverebbe il fatto che ai calendari giù, soprattutto il calendario quello principale, Koa, quello che stiamo studiando, sopra questo calendario che si vede sopra, che stiamo studiando, ha 3800 anni circa, mentre sotto ce n'è un altro che andrebbe studiato e dovrebbe avere dai 10 ai 18, quasi 20.000 anni, in quella fascia di quell'era tempo. Insomma, bisognerebbe studiarlo e capire quando è stato fatto. Questa pietra qui proverebbe il fatto che ci sono state due popoli che si sono incontrati qui e forse per un certo periodo hanno anche convissuto, perché da quella posizione lì si vede un volto con un elmo che ha una certa fattura, anche determinati lineamenti. L'altro volto è questo di qua, che da qui ovviamente non si vede perché loro lo hanno costruito in prospettiva, che ha sia il profilo completamente diverso che anche la forma del copricapo, ed è bellissimo da vedere là. È un ognomone. Questa è la cosa interessante, scientificamente interessante, che è un ognomone, e intorno sono scavate delle piccole guglie sulle creste di roccia che ti vedi intorno. E io le ho rilevate, solo che hanno un ritardo molto maggiore dei calendari, quelli un po' più moderni che sono giù. Proverebbe il fatto che è più antico. E il ritardo, al posto di essere caratteristico di 3-4 gradi, così come il calendario, quello principale, ha un ritardo di circa 6-8 gradi. Quindi dovrebbe essere stato costruito in un'epoca completamente diversa, solo che andrebbe rilevato precisamente. Io ne ho rilevato solo 3 di guglie, poi qui la mattina non ci sono mai venuto. In realtà oggi dovremmo vedere l'alba da lì e controllare una guglia, ma ci sono vediamo, anche perché siamo in prossimità del solstizio d'estate. E una guglia è quella piccolina lì, quella là, questa qui, quella piccolina lì, vedi? Ce ne sono tante di quelle, ce n'è una lì, sì, una lì, una è quella grande lì, un altro riferimento è quel vuoto lì, però quello andrebbe testato perché non ho proprio idea del se fa parte del calendario. Ok. Quello che in realtà fa parte del calendario, che andrebbe provato in questo periodo, sono queste due. Queste due frondali qua. E un'altra, quella che ho provato, la vedi? Ah, quella là, sì, su quella roccia si vede. Difatti, al solstizio d'estate, ora... Uh-huh. Al tramonto, quando l'ombra si allunga e sale, va a finire là, scorre quasi sul paletone, va a finire quasi lì, non ci arriva, si ferma prima, un po' più in basso. Ok. E il discorso scientifico è questo: se non si trova preciso, non si può provare che sia un calendario. In realtà, se tu li studi tutti e vedi che tutti hanno lo stesso ritardo, allora si può supporre il fatto che sia di un'altra epoca. Quindi bisogna fare degli studi accessori. Il problema è che quello non lo posso fare io, dovrebbero fare degli scienziati. Ma per qui ora... entriamo in un altro discorso. Sì, per ora ti posso solo dire che questo è fatto sicuramente a mano, perché l'evidenza c'è e che ci sono due volti. Poi che funziona anche da calendario, da vedere. Si suppone, ma bisognerebbe studiare. Grazie per la spiegazione. A dopo. Da qua vediamo la testa di Skanderbeg, che in realtà poi sono i due volti, una a destra e una a sinistra, solo che non posso zoomare più di tanto. Qui siamo nei Campi Elisi. Le due Manfriane. Quel piccolo pezzettino che si vede qui dietro, il Dolce Dorme, tutta la vallata. Ci cammini di sotto, solo che poi si perde il sentiero. E c'è un valico. Il sedimento
di un secolo e venti ad oggi. E infatti tu lo vedi che è nero, poi quando si asciuga bene diventa grigio. Quello analizzato sarebbe interessante. Qua c'erano delle camere. Non c'è nessun problema. Questo è stato visionato dalla soprintendenza. Questa parte qua no, perché non siamo scesi fin qua, però fino all'accademia sì. Il piano trovato. Bene. L'ho trovato, ma non hanno mai fatto una relazione. Ovviamente. Tutti questi sassi qua sono tutti organizzati, guarda. Un altro dove sei tu. Però se continuano a passarci le mucche, Si perde tutto perché. Ma è strano che non c'è nessuno. Dal fango siamo quasi usciti, c'è soltanto un altro piccolo pezzo da dove saltare. Muretto a secco questo tipo. Però questo è antico perché là sopra c'è una masseria e ti faccio vedere che il muro è completamente diverso da questo. Questo è molto antico. Ma si vede comunque. Quando vi facevo vedere si certi perché noi siamo venuti da tu. Dove siamo qui? Qui siamo nel canale che Frascineto viene riconosciuto come Vartoi. E vicino a te c'è quello che a Frascineto chiamano l'H di Maria. E questo foro, che è palesemente realizzato a mano, a Frascineto si ricorda di un rito all'interno di questo foro. Ed è un canalone che collega la masseria di Parapugna, la vallata della masseria di Parapugna, con il sentiero 926, dove siamo noi con i piedi sopra. E questa è una delle ramificazioni. Tecnicamente si è quasi perso, insomma, andrebbe ricondizionato completamente. Ed è un varco diretto dalla strada provinciale 263, dove si trovano i calendari, a Monte Manfriana. Perché percorrendo il sentiero, dove si può, si sbuca a Costa di Malaverna, ai piedi di Costa di Malaverna. E da lì poi ci sono i sentieri che vanno a Colle della Scala, c'è la strada, quella battuta che va a Colle della Scala, o i sentieri che vanno su Monte Matriana. È un posto molto comodo per camminare. E invece per il rituale cosa veniva fatto? Il rituale, se poi ti mando il link in maniera che riesci ad utilizzare. Lo possiamo allegare sotto il video. Lo possiamo allegare perché c'è un signore di Frascineto, Ferrari, che viene qui e con il figlio, che sono due persone molto grandi, lui è anziano. E fanno questo rito all'interno di questo sasso e mescolano, lui praticamente simula il mescolare del sangue di Maria. E si racconta che qui è stata giustiziata la brigantessa del posto perché aveva tradito i briganti ed è stata giustiziata su questo sasso e all'interno del foro è stato raccolto il sangue del rituale. Ovviamente è una storia che è palesemente inventata, almeno credo. Si spera. Però ricorda il rituale, quindi sarebbe bene studiare il rituale e il perché questo rituale veniva fatto in questo posto. Ha un po' le sembianze di una buca da palo, in realtà, almeno questo mi hanno detto alcuni archeologi, nel senso che all'interno ci si piantava il palo per poi costruire di solito una capanna. Il discorso è che qui intorno altre buche da palo su altri sassi non ce ne sono. Quindi è molto probabile che veniva usato proprio per qualche rituale o qualche segnalazione del percorso, perché da giù se si innalza un palo molto alto e si tagliano gli alberi,
da giù si vede il palo, e di notte si vedrebbe anche da su se in cima si accende una fiaccola. Quindi è un posto che tecnicamente potrebbe essere utilizzato per tante cose. Allora, eccoci qua, abbiamo appena fatto una breve sosta per rifocillarci un po', due noccioline così al volo, e si riprende. Lo facciamo tipo ad anello così. E torniamo per lo stesso percorso che è stato usato nel video, anche quando abbiamo fatto il video che ha denominato un'ascesa devastante, quello lì. Poi non mi ricordo se l'ho fatto in qualche altro, ma mi sa quello sicuro. Vi consiglio di andarlo a vedere, lasciate un pollicino in su e iscrivetevi al canale. Qui abbiamo un bellissimo acero a 1100 metri, eh. Scusate, vi ho mostrato quell'acero di prima che era piccolino, ma ne abbiamo uno un po' più grande. Ecco. Eccoci qui, abbiamo ribeccato la via e mo scendiamo giù. Rientriamo al paese. Sta arrivando un temporale che la metà basta. È arrivata la pioggia. Infatti mi si è ammosciato anche il cappello, non so se si nota. Alla prossima. Ciao ciao. Dimenticavo, vi lascio il link del sito qui sotto. E se vi va, iscrivetevi alla newsletter. E poi ovviamente date un'occhiata. Se vi piace qualcosa, la ordinate. Tipo i bastoncini, gli zaini. Quello che avete visto addosso ad Antonio oggi, quello lì è lo zaino da 40 litri che lo trovate sullo store. Saranno una decina di colorazioni. Molto comodo, ben fatto. Almeno lui era contento. Poi è un amico mio, quindi può essere che si è lasciato influenzare. Comunque... Poi prossimamente usciranno tutte le video recensioni di tutti i prodotti che ho disponibili, ovviamente con esperienza mia personale sull'utilizzo. E già ho fatto una grossa selezione, perché molti prodotti mi sono arrivati che erano pessimi e sono stati tolti dallo store. E in conclusione, grazie mille per aver seguito anche questa avventura. Mi raccomando, lasciate un pollicino in su e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio, ciao!